Meno di 14 km al traguardo per la coppia in testa in questa edizione 2021 della Gran Fondo delle Sorgenti a Nocera Umbra, organizzato dalla Bikers di Nocera, con il numero 3 Francesco Casagrandi della Ciclita Dei a comandare insieme ad Alessio Agostinelli, KTM Protec. I due hanno oramai un vantaggio di circa 3 minuti nei confronti degli inseguitori. E qui siamo a Colle Croce, il passaggio all'interno del centro abitato di Colle Croce. E adesso non c'è rimasta più molta salita da fare, quasi tutta discesa da Colle Croce per arrivare giù fino alle Cese. C'è l'ultimo guado a 4 km dal traguardo, un piccolo strappo e poi si torna agli impianti sportivi di Nocera. Siamo oramai in chiusura. Manca da ricordare la classifica femminile del Giro Classic. Miria Poggianti, Viking Racing Team, vince con il tempo di 2:04:17, seconda è Nicoletta Guarisa con il tempo 2:43:30 per la torretta bike, e poi Roberta Senzacqua della SD Rghirò, il sodalizio marchigiano di Rapagnano in provincia di Fermo. E poi abbiamo ancora da ricordare in classifica Cristina Thais de Medeiros della Casteltrosino Superbike, la quinta posizione per Angela D'Angelo, anche lei della Casteltrosino Superbike. E allora andiamo a vedere quello che accade nel circuito lungo. Siamo oramai alla conclusione. Abbiamo detto la coppia di testa Francesco Casagrande e Alessio Agostinelli. Più staccati ci sono Giulio Galli, anche lui della Ciclita Dei, e Franco Casella che ha ceduto un po' nell'ultimo tratto. Franco Casella corre per i colori della Dama Pasolini Bike Pro. Con la quinta posizione abbiamo Leopoldo Rocchetti della Bike Therapy e poi Lorenzo Pierpaoli, avversario di sempre del team Cingolani. Con la settima posizione Michele Angeletti della Bike Therapy, ottavo è Diego Marincioni, va bene il nostro Diego, ottavo. La nona posizione per Andrea Doria, la decima posizione per Luca Accordi della Ciclita Dei. Doria, anche lui corre per la Ciclita Dei, Diego Marincioni per il Passatempo Cycling Team. Percorso davvero molto bello. Devo dire che gli amici della Bikers Nocera hanno fatto le cose davvero in grande. Questo pensiero di fare il Monte Alago subito dalla partenza e mettere in fila i bikers, secondo me, è la scelta più bella. Il Monte Alago negli anni passati era lo strappo finale, si saliva da Bagnara su al Monte Alago, in quello che un tempo era il grande rally del Monte Alago, e poi c'era la discesa finale per arrivare fino a Nocera Umbra. Adesso le cose sono un po' cambiate, hanno inserito un tratto nuovo con questa discesa, con il guado. Abbiamo detto che Nocera Umbra è la città delle acque minerali, le sue prime sorgenti ad essere distribuite, imbottigliate con l'acqua minerale di Nocera Umbra, che è stata per tantissimo tempo una preziosissima acqua minerale. Lo è tuttora la Nocera Umbra, acqua preziosissima, ma un tempo, quando la concorrenza e quando l'industria dettava un po' le direttive di quello che era il marketing, Nocera Umbra era davvero al passo con i tempi. Avete visto i modi diversi di fare il guado: chi mantiene la scarpa sulle pedivelle, sugli agganci, chi invece allarga la gamba per evitare di inzupparsi. E beh, è un bel guado, una bella sciacquata al fango che uno si porta dietro da Colle Croce fino a scendere. Il percorso ha retto benissimo, fango ce n'era, ma non eccessivamente, anche perché la natura è poco argillosa di queste zone. È vero che si passa molto tra le pinete e i boschi,
ma nonostante la pioggia battente il percorso ha retto davvero alla grande. Prossima puntata, l'arrivo e il finale.